Catalunya, Spagna, circuito del Montmeló. Ecco l'arena perfetta per la corrida più entusiasmante dell'anno. 11 matador cercheranno di dominare dei tori da oltre 1000 cavalli in una sfida all'ultimo colpo di ruota. Tutti ci proveranno, ma solo uno riuscirà a dominare la bestia. Signore e signore, benvenuti al quinto appuntamento stagionale targato TST Fluno Racing. Stop and go e poi via. Si scende in pista. Buonasera a tutti ragazzi del TST Fluno Racing. Io sono Alex Diga e qui con me in cabina di commento c'è Ciro, TST Prost e Igor Smonza. Buonasera, benvenuti ai Gran Premi in terra spagnola, circuito di Catalunya. Chi saranno i piloti, i tre che andranno in gol, i tre che rimarranno in silver? Beh Alex, chi vedi favorito per questa gara? Sì, siamo in mini sfida e di favoriti io vedo molto favorito TST Hamilton, che ha appena cambiato il gamertag, era Sam. Vedo molto favorito, cioè molto bene anche Tinaglia e TST Vettel. E poi potrebbe giocarsela anche Bino e Step. Sono tutti lì a mio avviso e se la possono giocare molto molto bene. Ad aiutarci nel commento c'è anche Igor Smonza. Buonasera Igor. Buonasera a tutti gli amici telespettatori. Facciamo un attimo allora, un riepilogo delle posizioni, sì, della qualifica. Ciro TST Prost ci fa un riepilogo. Sì. In prima posizione c'è TST Vettel, secondo il fratello Tinaglia, terzo Bino, quarto Step 95DM, quinto TST Rosberg e sesto TST Hamilton 93. Buona gara. Ha detto TST Hamilton che gli è stato annullato il giro, quindi partirà in ultima posizione. I piloti sono già sullo schieramento dopo il warm up. Portiamoci subito in testa con TST Vettel che parte della pole. Buona gara a tutti ragazzi della mini sfida, in bocca al lupo. Vedremo chi si aggiudicherà la sistemazione della gold. Pronti? 4, 5, allo spegnimento al Gran Premio della mini sfida in Spagna. Via! Partiti! Parte bene, parte molto bene Vettel in prima posizione, la mantiene. Tutti molto vicini, si porta all'interno anche una Red Bull. Attenzione, contatto con Step, minimo contatto. I due fratelli sì, Tinaglia se ne vanno via in prima e seconda posizione. Sì, Ciro. Tinaglia, Bino aveva provato subito ad attaccare Tinaglia nella prima curva, ma Tinaglia è riuscito a mantenere la posizione. Bella provata di Bino. Sì, concordo no, anch'io, adesso siamo molto vicini, ci sono tutti molto vicini. C'è subito uno Step 95DM ai tubi di scarico del TST Rosberg, cambiato anche lui Nick, si chiamava, aveva il gamertag con CN Howard. CS Howard, scusatemi. Adesso invece ha perso un po' di terreno Step e adesso si trova TST Hamilton dietro a lui. Tutti molto attaccati. I fratelli Tinaglia vogliono fare il vuoto. Sì, hanno preso un leggero gap su Binom in terza posizione. Tutti sulle medie. 25% molto tosto, perché un errore può pagare una intera gara. Attenzione, Binom sbaglia un po' la traiettoria. Va fuori traiettoria, prova. Ecco Step all'interno su TST Rosberg. Appaiati. Anche Hamilton, attenzione, si sposta verso l'interno. TST Hamilton, attenzione. Prima curva alla meglio Step, quarto quinto Hamilton, sesto Rosberg. Le due Mercedes in quinta e sesta posizione. Binom ha lasciato un po' il vuoto e i due fratelli Tinaglia stanno viaggiando, primo e secondo TST Vettel e Tinaglia 15.09. Che bella gara dei fratelli Alex. Sì, bella gara, stanno proprio mettendo un buon gap sul terzo che è Binom, che adesso è in solitaria. Stanno lottando molto bene per il quarto posto dietro all'interno. TST Hamilton su Step. Esatto. Igor Smonza, cosa ci dici? Una partenza che sembra crearsi subito due gruppetti, uno in testa e uno po' nelle retrovie. Intanto vediamo un errore di TST Hamilton. Sì. Che non possa essere così per tutta la gara o che il gruppetto dietro possa rientrare.
infatti, siccome un 25% fare così una lotta può compromettere sicuramente la loro gara, perché comunque i primi due se ne stanno già scappando. Binom prova a inseguire. Sembra che Binom stia un po' accrociando. Sì, anch'io lo vedo, però intanto Tinaglia fa un buon giro, 23-0, giusto ragazzi? Sì. 23-6, scusatemi, 23-6. Mentre Vettel 23-7, esatto. Anche Binom 23-7. Vediamo i passi. 23-7 anche Binom, invece forse dietro girano molto più lento, 25-2 step. Esatto. 25-6 Hamilton e 27-1 Rosberg, già con una penalità. Quindi vediamo in difficoltà un TST Rosberg su questa pista di Spagna. Invece vedevamo molto in palla, lo vedevamo molto in palla in Russia. Sì, vediamo proprio due gruppetti ora. La lotta TST, vediamo Hamilton che... con step. Sì. Prova il sorpasso, adesso vediamo se col DRS riesce a sfruttare la scia e a andare all'interno, ci prova. Sì, perché prova subito ad accorciare Hamilton, perché è partito un po' male i primi giri. E riesce nel sorpasso. Sì. Bel sorpasso. Sorpasso all'interno, sì. Sì, sì. Vediamo se adesso con strada libera riesce a recuperare il suo Bino e poi andare a prendere anche Tinaglia e Vettel. Sappiamo sta che imponendo un buonissimo passo, sì. Intanto step, eccolo ai box. Qua, un altro giro di Tinaglia. Step ai box. Che... sì, step ai box. Vediamo cosa monti, mescola monta. Metterà le hard per non perdere troppo tempo, sicuramente. E qua la Pirelli ha portato soft, esatto, media monta, e hard. Monta le hard. Ecco, infatti ho azzeccato proprio per il 25% della gara, per non perdere troppo tempo, perché se avesse messo le soft avrebbe sicuramente fatto un'altra sosta e non gli conveniva sicuramente. Intanto i fratelli Tinaglia, TST Vettel e Tinaglia volano via, lasciano un po' il vuoto con Binom che comunque ha 2 secondi e 7. Che però Hamilton Tinaglia intanto... si è avvicinato a Vettel. Sì. Vorrei chiederti una cosa, Alex. Ma sì, secondo te le medie durano così poco? O ma sicuramente l'ha fatto come una... sì, ma può darsi sicuramente una strategia, perché comunque il 25% può fare tranquillamente 7-8 giri questa gomma. Anche chi riesce a tenerle può fare anche sul 9-10, può darsi. Però permettere ovviamente dopo una soft, che comunque avrà grande prestazione. Si chiude il quarto giro, intanto come sempre Vettel in tanto Tinaglia prova in, l'attacco primo, però Tinaglia li prende la scia. Tinaglia all'interno con DRS anche ci prova, loro lascia bene lo spazio. Toccata molto vicini e Vettel, attenzione, sono appaiati ancora. Vettel all'esterno, i due fratelli non si vogliono risparmiare. Un po' verde, attenzione sul tappetino. Perdeva un po' di trazione, ancora all'esterno Vettel, lascia un po' lo spazio al fratello. Ecco, va un po' all'errore, ecco intanto Binom subito. E così guadagna. Binom si rifà sotto. Eh sì. Ricordo che per passare in gold questa mini sfida passano ovviamente i primi tre e gli altri, il quarto, il quinto e il sesto, tornano in silver. Competition silver domani alle 22. Intanto Ciro... Ciro, facci un attimo un resoconto sulle penalità e sul passo che ha step con le hard. Attenzione. Primo settore. Sì. Allora, i primi tre erano molto attaccati. Tinaglia ha una penalità. Attenzione, Vettel, questo può compromettere qualcosa. Vettel ha due avvertenze, Bino ha due avvertenze, Rosberg ha una penalità e tre avvertenze, Hamilton, gara pulitissima. E step a due avvisi. Ok, intanto dici un attimo step che... ecco, intanto Hamilton a proposito vai box, metterà un hard? Vedremo. Occhio al drive through. Ok, è entrato bene. Vediamo che gomme monta Hamilton e poi vi aggiorniamo sui passi. Anche lui le due. Hard anche per Hamilton. Anche hard Hamilton. Step sopraggiunge sul traguardo in... vediamo che tempo fa. Step... dici subito Ciro con i tempi. Sì, step ha girato in 1.24.3 in questo giro. Intanto
intanto Hamilton è ultimo perché ha fatto un undercut molto molto buono step. Questo giro ha chiuso con 24-3. Sì. 24-3. Vediamo se sui primi guadagna. Controlla i primi tre, quanto girano, che può comunque fare un buon undercut su. Vediamo se riesce a anche guadagnare sui primi tre. Finale sta girando in 25-5. Vettel ha guadagnato un secondo e due. Vettel l'ultimo giro l'ha chiuso in 26-4. Quindi sta guadagnando molto. Bino sta girando in 24-3. Quindi Binom ha lo stesso passo. Quindi Binom in questo momento ha un buon passo di superare i due fratelli di Naglia. Nessuno ai box per i primi tre. Andiamo TST Rosberg che se decide di andare in box. Intanto lo vediamo molte difficoltà. Taglia un po' la chicane. E infatti ha preso un'altra penalità. Mannaggia. Un po' in difficoltà TST Rosberg. Forse ha avuto poco allenamento per lui questa gara. Infatti l'abbiamo visto poche volte con noi in settimana provare. Intanto Tinaglia ancora in Tinaglia, è vero, l'ha passato, scusate, mi sono perso questo particolare. Quando ha sbagliato Vettel, quindi Tinaglia primo, secondo Vettel, terzo Binom, sono molto vicini tutti e tre. E ST Rosberg invece ha 9 secondi. Quindi adesso Hamilton girerà, ha iniziato adesso il suo giro. Il primo settore, quanto fa il primo settore Hamilton? Te lo dico subito. Hamilton si è guadagnato un po' su step. Al primo settore ha chiuso con il 23-0. Vedi un attimo se riesce a iniziare a recuperare su step, visto che comunque step ha fatto un buonissimo undercut. E step al primo settore ha girato il 23-1. Quindi siamo lì, dai, siamo lì a millesimo. Un passo costante sul 24 basso step con le hard. Attenzione, davanti girano fortissimo, 23-3 di Binom. Attenzione Vettel all'esterno, molto buono. Binom, che rischio Binom, sicuramente qua ha preso un po' l'avvertenza secondo me. Provo a controllare, comunque qua le avvertenze sono molto... E Binom ha penalità. Soprattutto. Attenzione, quindi i fratelli Tinaglia appaiati, ruota a ruota, TST Vettel rimane in prima posizione. 15-5, ha perso un secondo e mezzo in questo giro. Penalità che Bino però non ha preso alla prima curva, ma ha preso al giro precedente. Ah, perfetto, quindi sono... Invece Vettel c'è la penalità? Perché c'aveva due avvisi, mi avevi detto. E anche Vettel ha una penalità, quindi tutti e quindi tre... Quindi sono tutte e tre a pari penalità, sì. Esattamente. Rosberg ha due penalità, Stepp due avvisi e Hamilton continua a fare una gara molto pulita. Comunque i primi tre non stanno degradando di gomma perché comunque hanno fatto un 23-3, tutti sotto il 24 questo giro. Quindi vediamo se questo giro miglioreranno o staranno sul 20. Ecco, intanto Vettel subito box. Vediamo che gomma è molto perfetta. Binom col DRS, Binom col DRS, Tinaglia si sposta verso l'interno, Binom all'esterno. Hanno buona velocità la Manor, buona velocità per la Manor, vediamo se Binom tira la staccatura all'esterno. Interno per Bino, adesso esterno per Binom. Tinaglia sbaglia. Qua perderà tantissimo. Binom in prima posizione per Binom, secondo Tinaglia, vediamo l'uscita di Vettel. Rosberg terzo perché ancora non si è fermato. Vettel. Mamma mia, come è uscito che vantaggio che ha su step. E ha montato le hard. Lato di ST Hamilton ancora molto dietro. Binom ancora in prima posizione, non si è fermato. Tinaglia secondo, neanche ancora per lui senza pit stop. Terzo TST Rosberg a 10-4, ha recuperato mezzo secondo in questo giro Rosberg, quindi può darsi anche lui inizia a recuperare qualcosina. 24-9 per lui, però a 6 secondi per unità, esatto. 24-9 per Rosberg, 25-2 per Tinaglia, quindi sì, quei 4 decimi l'ha recuperati. Binom 24-7 molto costante. 9 ora, mamma mia. Ne ha preso un'altra. Sì, questo giro. Vettel una penalità da 3 secondi. Step 2 avvisi ancora.
Hamilton, gara pulita. A metà gara, cosa ne pensi di questa gara, Alex? Vedo un Hamilton molto sottotono, forse una strategia col pit. Lo vedevo molto favorito per questa gara, soltanto che adesso lo vedo un po' molto dietro, molto dietro. Adesso c'è un 28 secondi e 6 di distacco dal primo, che è Binom. Binom ancora non si è fermato, quindi metterà una soft come Tinaglia, sicuramente. Quindi però i favoriti in questa mini sfida. Esattamente, sì, l'ho preso anch'io, perché comunque la media ha una buona costanza e una buona usura. Quindi per ora vediamo favoriti Binom e Tinaglia, perché metteranno sicuramente la gomma soft, sicuramente anche come Rosberg, perché anche Rosberg, DST Rosberg, c'ha 11 secondi e 1 da Binom, però non si è ancora fermato. C'ha 9 secondi, sì, però metterà una soft. Vediamo se questa gara ci può regolare tante emozioni. Sì, tanto Fett c'ha 18 secondi. Binom ai box, in questo intanto. Caso sì. Esatto, in questo caso sicuramente uscirà davanti Vettel, perché comunque ha recuperato qualcosina. E 18 secondi Vediamo non sono Bino. Abbastanza. Vediamo Bino che mescola monta, ricordiamo che la Pirelli in Spagna porta soft, medie e hard. Tinaglia. Ah, Tinaglia ancora prosegue, non è se fermato, attenzione. Sopraggiunge Vettel. Vettel secondo come da pronostico, terzo Binom. Però ricordiamo che Binom ha il vantaggio di mescola. Esatto, ha un grandissimo vantaggio, perché ci sono due mescole di vantaggio, eh. E Binom c'ha un grandissimo vantaggio, ha fatto una seconda parte di gara Binom eccezionale, perché i primi giri lo vedeva un po' così dietro a stare lì ad osservare i primi due. Poi a fine stint comunque ha iniziato a recuperare. Intanto Stepp è ancora quarto, 23 secondi. È quinto, quindi Rosberg è ultimo, esatto, con le soft. Tinaglia ancora non si è fermato, si accinge alle ultime due curve. Vediamo se si ferma in questo giro. Sì, credo proprio di ovviamente, sì, perché comunque gli altri si sono fermati, esatto. Eccolo qua. Metterà una soft per andare fino alla fine. Intanto TST... Vettel è seconda, 17 secondi, sicuramente passerà in testa, però ha la mescola di svantaggio. Stessa strategia per Tinaglia e Binom. Eh sì. Binom sicuramente ha avuto un bel vantaggio in questo giro, quindi andrà sicuramente davanti. Attenzione, Binom ha recuperato una vita. Ecco qua che esce dietro Vino. Lungo sì. La prima curva. Dici un po', Ciro, come trovi la situazione in questo momento? Io penso che molto probabilmente questa gara la vincerà Vino. Sta facendo una gara molto buona. E come abbiamo già detto, c'è il vantaggio di mescola su Fette. Per me tra poco sarà maturo il sorpasso. Così come Tinaglia può anche lui combattere per la prima posizione, perché anche lui ha vantaggio di mescola e se la può lottare con Binom. Penso che, vedendo come stanno la gara, saranno questi tre quelli che domani saranno in gol. Sì, concordo anch'io. Se, però intanto Stepp comunque si è avvicinato molto rispetto al gap che aveva all'inizio gara, che ha fatto una prima parte di gara molto sofferta. Però adesso sta comunque in quarta posizione, purtroppo i primi hanno un vantaggio abissale come strategia. Intanto Binom si è attaccato sicuramente al DRS, eccolo qua Binom, vediamo quanto chiude il giro. 23-1, molto molto buono come giro in questo passaggio. Binom prima posizione. Vettel si accoda. Vettel sta girando 3 secondi più lento con le dure. 3 secondi più lento, quindi in 26? Attenzione. Vettel penalità più un avviso. Scusa, mi sono sbagliato. Un secondo più lento. Ah, ok, no, perché sembrava proprio un po' troppo.
Ok, invece Vettel ha fatto due settori, l'ultimo settore viola in 31. Vediamo come chiuderà dopo Tinaglia il giro, perché ha cambiato adesso le gomme, quindi il primo outlap non si può considerare come passo. Esatto, intanto a panino tra le due mescole soft c'è TST Vettel, che comunque sta facendo un garone con le hard. Step a 5 secondi e 9 con mescola hard messa al quinto giro, se non sbaglio, sì. E intanto Hamilton a 10 secondi e 3 messa al quarto giro, quindi c'ha le gomme più usurate di tutte. E TST Rosberg è ancora dietro. Cambiare il podio a fine gara. 22-4 di Binotto. Tinaglia volando. Supera Vettel. Intanto Tinaglia. Esatto, Eagles. Tinaglia supera Vettel. Perché Vettel, attenzione, sì. Alex. Sì. Vorrei comunicarti una cosa. Vettel c'ha 6 secondi di penalità. Attenzione. E step neanche uno. Questo è un gran colpo. È un gran colpo. Se step arriva a meno di 6 secondi, sale sul podio. Che in questo momento è meno di 6 secondi. Eh sì, meno di 6 secondi totalmente, perché a step 95 a 7 secondi e 1 dalla vetta. E la vetta ce l'ha Bino, ma è già un secondo abbondante su Tinaglia. Attenzione Vettel, attacca Tinaglia. Attenzione però, Vettel non molla e passa. Vettel non molla e passa al secondo settore. Però adesso Tinaglia al DRS, prova all'esterno. Vettel gli lascia lo spazio per l'esterno. Tinaglia un po' largo, si lasciano spazio entrambi, bravissimi, due fratelli. Di questa volta questa si può curva per tutte step. Due. Eh sì, molto, molto. Vediamo se Bino girerà ancora sul 22, come ha girato in precedenza. Mamma mia, Bino sta facendo un passo eccezionale. Ma nessuno discute della forza di Bino, come sappiamo tutti è un grande pilota. È un grande pilota quando è in forma e quando impone il suo passo, ed è eccezionale Bino. Tinaglia secondo a 3 secondi e mezzo da Bino. Vettel intanto penso abbia lasciato un attimo di suspense a Tinaglia per la gara, perché ovviamente c'ha due mescole di vantaggio in step. Vediamo il distacco. Lì è step, è lì. Però ha preso una penalità. Quindi abbiamo solo 3 secondi di svantaggio in questo momento, giusto? Sì. E si trova a 5 secondi. Però attenzione, guardate Hamilton. TST Hamilton sta recuperando un po' su step. Mancano due giri al termine. Comunque vediamo se... aggiornaci un attimo se Hamilton c'è ancora 0 penalità come prima. Te lo dico subito. Intanto lungo di Bino. Sì, Hamilton ha preso solo un avviso. Sì, l'ho proprio intravisto un attimo, grazie Eagles. Ha fatto un piccolo errore, ma comunque ancora in testa. Tinaglia accorcia, si hanno accorciati i due fratelli Tinaglia su Bino. Step 95 DM c'ha 8 secondi e mezzo dalla vetta. Invece TST Hamilton, eccolo qua, Tinaglia 22.2, molto buono come tempo. Con le soft TST Hamilton 93 c'ha 11 secondi e 5, 10 e 2 in questo momento. Ha recuperato un secondo e mezzo. Attenzione, sta imponendo che Tinaglia un buonissimo ha ripreso Bino. Eh sì, l'ho visto pure io, perché ha fatto un errore Bino, ma nel terzo settore. E Vettel purtroppo adesso ne risente con la mescola. Vediamo le pietà dei due piloti. Bino ha due penalità, attenzione. Attenzione pure per Bino, quindi. Tinaglia a 3, 3 secondi c'ha, giusto? Tinaglia a 3, in questo momento è primo. Tinaglia in questo momento è primo. Mancano due giri al termine. Ma lui vuole arrivare primo anche sul campo. Infatti prova l'attacco, ma Bino chiude molto bene. Attenzione, io punterei, se dovrei puntare qualcosina, punterei ancora su Hamilton, perché comunque sta guadagnando moltissimo. Adesso è a 10 secondi e 3, però è lì, però purtroppo ha fatto un primo stint un po' così e così, è peccato per lui. Step
ha avuto un attimo un decadimento sicuramente della gomma, perché ha perso moltissimo da Hamilton. Quindi Hamilton infatti si è fatto sotto, adesso sarà un secondo e mezzo più o meno, due. Sa che c'è stato un tocco tra Tinaglia e Binom. Binom, attenzione, è uscito un po' di pista. Attenzione, si girano. Attenzione, colpo di scena. Colpo di scena. Incredibile, incredibile ragazzi. Cosa avevo detto io? Forse lo gufate i primi? È stato un colpo di scena allucinante. È un grandissimo colpo di scena. Adesso troviamo Stepp secondo e Hamilton terzo. Ricordiamo le penalità. No, Hamilton così ha nessuna penalità. Potrebbe all'ultimo giro aggiudicarsi la gol. Grandissimo colpo di scena. Attenzione all'ultimo giro. DST Vettel senza ala. DST Vettel senza ala. Mamma mia, colpo di scena all'ultimo giro. Tinaglia in prima posizione. Cos'hai visto te, Igor Smonza, di questo incidente? Io ero sulle retro. Mi è sembrato di vedere un tocco tra Vettel e Binom. Ho sentito un rumore in cuffia. Vettel e Binom? Sì, Vettel e Binom. Un tocco tra Vettel e Binom, anch'io. No, no, quello l'ho visto anch'io. Però mi sa che Binom è andato a lungo la prima curva. Sicuramente per difendersi. Sì, perché stava facendo un duello con Tinaglia. Che Tinaglia intanto va a vincere. Bravo Tinaglia, complimenti. Bravissimo Tinaglia, prima posizione per lui, ottima gara. Step 95, vediamo quale penalità. Terzo Hamilton step. Secondo. Secondo TST Hamilton, l'avevo detto, attenzione. Quarto, a lui. Terzo. Non si capisce niente, mi viene da piangere un'altra volta. Attenzione, attenzione. Attenzione, vediamo le penalità, direttore di gara. Niente, mi sa che è primo Tinaglia, secondo TST Hamilton, terzo Step 95. Binom quarto, peccato. Eccola qua la classifica. Primo Tinaglia, TST Hamilton secondo, Step 95 DM, terzo Binom quarto, TST Rosberg quinto, TST Vettel sesto. Peccato per Binom e Vettel sicuramente, perché hanno fatto una gara tra i primi tre, tutta la gara quasi, ma tutta la gara dico, perché è stato è successo all'ultimo giro questo fatto, è un peccato davvero. Vediamo. Forse ho portato fortuna, sicuramente ho portato fortuna a TST Hamilton, perché l'avevo detto io. Ma che grandissimo invitiamo colpo di scena, non me l'aspettavo, mamma mia. Neanch'io, se devo dirti la verità. Avevamo già prediletto i primi tre, che erano Tinaglia, Vettel e Binom. Ma allora aspettiamo intanto Step e Tinaglia il vincitore. Sono stati tutti? Chi manca? Ma ok, siamo tutti dentro. Ci siete? Step 95, metti l'audio ci incluso siamo. Nel gruppo. Tinaglia includi l'audio e Hamilton includi l'audio, perfetto. Partirei col fatto che è stata una mini sfida molto molto emozionante, perché all'ultimo giro è successo di tutto. Abbiamo visto, vi racconto perché sicuramente voi eravate dietro. Binom è andato lungo la prima curva, forse per difendere la posizione su Tinaglia, forse può confermare poi Tinaglia nella sua intervista. Binom rientrando ha colpito in pieno Vettel, non poteva evitare l'incidente, si sono presi entrambi perché Vettel era terzo con le dure, e i primi due stavano già scappando, si sono presi e hanno rotto l'ala entrambi. Quindi ha agevolato Step e TST Hamilton. Il giro prima, vi devo dire la sincera verità, che ho detto, se devo spendere un euro, devo scommettere un euro, lo metto ancora su TST Hamilton. Possono confermare i colleghi? Sì, allora intanto complimenti Tinaglia per la tua gara. Grazie. Vuoi spiegarcela? Allora, poi ovviamente sì, anche l'incidente alla fine, sì. Ora spiego l'incidente, perché io sinceramente penso di non aver fatto nulla di male. Comunque, poi si vedrà. La gara io volevo fare questa strategia. È stata difficile perché all'inizio fra me e Vettel c'era un sorpasso, un controsorpasso. Poi ci ha raggiunti Binom. Quando è andato ai box Vettel sono andato fuori io contro Binom, eccetera. Sì, ho visto. Sì, abbiamo visto. Poi
Al cambio di gomma mi sono trovato meglio, ovviamente, con la gomma fresca e cercavo di arrivare primo contro Binom e all'ultimo giro l'ho superato in rettilineo. Io volevo difendere la prima posizione nella prima curva, ho chiuso la strada, ho chiuso insomma, e Binom ha picchiato. Ora non so se è colpa mia. Però se è successo a me mi dispiace, io non volevo di certo buttarlo fuori, anche perché non ho motivo di non volerlo in gold. E poi, insomma, finita la gara. Certo, per te è andata molto molto bene come gara, l'abbiamo vista molto costante anche sul passo delle hard, delle medie all'inizio stint. Sì, ho Sicuramente vedremo fatto un gran adesso. passo. Sì, abbiamo visto. Poi vedremo anche perché abbiamo visto Binom dentro il gruppo, quindi magari qualche richiesta da parte sua la vedremo. Seconda posizione per Step. No, scusate, per TST Hamilton, scusatemi. Bella gara anche da parte tua. Forse il primo stint un po' sofferto. Ti abbiamo visto un po' in difficoltà nel primo stint, cosa ci dici? Perché sicuramente le hard al quarto giro ti hanno sicuramente agevolato sul passo e sul recupero. Ma guarda, io avevo fatto la qualifica, ma ho annullato il giro per un... Ah, no. Avevo fatto un 1:29 in qualifica, quindi comunque sarei partito avanti, se me ne sarei andato via, diciamo, un pochetto, perché penso di avere un passo comunque un po' più alto rispetto ad altri piloti qui. E poi vabbè, mi sono ritrovato a combattere con Step, che a un certo punto non ho capito se lui era in difficoltà, eccetera, ma io facevo fatica a sorpassarlo, ne avevo per sorpassarlo e andare via, però non capivo se lui era in difficoltà, perché ho visto che ha fatto qualche curva male, così beh, ho immaginato che fosse in difficoltà. Dopodiché, che sono riuscito a sorpassarlo, avevo le gomme un po' sfasciate, perché comunque sapete, stando dietro devi fare delle traiettorie alternative, devi trazionare di più, eccetera, eccetera, e quindi avevo un pochettino consumato le gomme. Ho provato a fare un altro giro, insomma, con le gomme consumate avevo tantissimo sottosterzo, quindi la macchina mi tendeva sempre a andare lunga, ecco. Poi vabbè, ho detto vabbè, dai, è andata così, facciamo che monto le harde e provo ad andare a prendere un po'. Effettivamente ho fatto un bel recupero, ma sì, io che step, questo vuol dire che avevamo un passo un pochettino più Sì, anche alto, cioè un step, sì. pochettino più buono, ma se io che step, alla fine ho visto che ne abbiamo recuperato tantissimo su di loro. Vabbè, io posso dire che questa gara non dico di averla meritata, ma il podio diciamo che mi sta bene, perché? Perché alla fine non avevo una penalità e questo a me fa piacere. Alla fine non avevo una penalità, quindi sono stato pulito, ho evitato richiami, ho evitato casini e alla fine questo mi ha portato non solo il terzo posto per un errore di Bino e di TST Vettel, ma anche un secondo posto su Step perché non avevo penalità, ecco. Sì, concordo con te, ma abbiamo visto una gara pulitissima da parte tua con pochissime sbattute in questo caso. Niente, complimenti a te. Adesso siamo a Step 95, ho fatto un primo stint come Hamilton un po' sofferto, l'abbiamo visto, poi al quinto giro, giusto, se non sbaglio, hai fatto la sosta e hai messo le hard. Cosa ci dici anche te perché ti abbiamo visto anche dietro al primo stint? Guarda, io con le medie inaspettatamente ho sofferto tantissimo i primi 2 giri, 3 giri. Tanto che sono entrato in box, dico cambio strategia e metto le hard e vado fino in fondo. Strategia che ha pagato, dico tra parentesi, con fortuna perché c'è stato un incidente tra il secondo e il terzo. E strategia che con fortuna ha pagato e quindi sono contento del terzo posto. Giusto, giusto. In questo caso ovviamente è stata, diciamo, Sono un contento. colpo. Sì, a parte la felicità, però comunque è stato, diciamo, un colpo di fortuna per Sì, TST Hamilton e esatto. Step, in questo caso, sicuramente, Ma perché posso se dire non una si cosa? toccavano, certo. Ma guarda, io la prima volta che mi ritrovo a lottare con Step, perché le volte che mi sono beccato con lui, diciamo, o che andava via lui o andavo via io, quindi non ci siamo mai beccati a lottare. Come combino, loro due veramente sono i due piloti con cui ho sempre lottato, aggiungo anche Andrea TST, perché comunque bene o male sono i piloti che vanno col passo identico al nostro. Diciamo che sono i piloti più puliti con cui abbia corso, perché ci sono state delle volte in questa gara in cui ho anche azzardato.
E lui comunque mi ha sempre lasciato lo spazio, quindi Sì, abbiamo a un visto, certo punto molto eravamo molto addirittura critico. in tre, io, ETST Rosberg Io. e Step sul rettilineo, che non ci siamo nemmeno toccati, abbiamo staccato tutti allo stesso punto, ma tutti con traiettorie Sì. diverse, quindi questo, veramente, questa è la cosa secondo me più bella. Poi mi dispiace tanto tanto, guarda, sono contento che torno in gold, però sono veramente dispiaciuto per Binotto e Vettel, guarda. Sì, è un peccato, Perché sì. Concordo è un anch'io. peccato, sì. Peccato. Ma tu cosa dici sulla, ovviamente sul tuo risultato di gara? A parte la felicità che ovviamente ti porta in gold, però sicuramente senza quell'incidente ti saresti portato anche senza Diciamo penalità in che silver. avevo 2 giri in meno rispetto a Step sulla gomma, sulla hard. Su Step ero sicuro di andare a prenderlo perché eravamo 4 secondi e mezzo, a un certo punto eravamo 3 secondi e a un certo punto era 1 secondo e 7. Quindi mi sentivo, cioè nel senso ho detto boh, lo prendo, su questo giro qua lo prendo. E io appunto vedevo quei tre lì davanti che erano troppo attaccati e ti giuro, guarda, te lo posso giurare che sapevo che si sarebbero toccati, che uno mi avrebbe lasciato il podio. Ti giuro. Te lo giuro, io lo sapevo Io perché quei tre ho lì erano evitato un talmente incidente. attaccati che io dicevo che quei tre lì non possono fare 17 giri senza toccarsi una volta, anche loro dovranno sbagliare come abbiamo sbagliato noi, quindi io sapevo che poi sarei arrivato sul podio. Sapevo, Sicuramente sì. diciamo che ho intuito, sapevo no, ho intuito. Sicuramente non ho voluto portare sfortuna a nessuno, sia chiaro, però se rivedete poi la live o il giro prima, testimone Ciro e Igor Smonza, ho detto se devo puntare qualcosa lo punto su TST Hamilton per il podio. Questo lo posso tranquillamente dire con sincerità, perché comunque vedevo un buon passo anche se comunque ho avuto difficoltà al primo stint. Ecco, Mentre vorrei io fare una avevo dato per domanda. spacciati. Sì, esatto. Vorrei fare una domanda a Binom se ci sente. Ciao Binom. Sì, ciao a tutti. Ecco, vorrei un attimo sapere cosa è successo la parte 2, visto che ovviamente la peggio l'hai avuta te, eri primo, hai un buon passo, molto buono con le soft. Ma io da parte mia posso solo recriminare di non essere scappato. Mettere Tinaglia, quello sicuramente è un peccato. Sapevo che Tinaglia sarebbe venuto a riprendermi perché aveva la gomma fresca da un giro in meno e poi comunque come passo era molto buono. All'ultima curva, all'inizio dell'ultimo giro, scusate, in curva 1 lui mi ha preso sul dritto, mi ha passato sul DRS, col DRS all'esterno della curva, quindi io ho provato a difendermi all'interno con la traiettoria migliore. Non ero affiancato del tutto, avevo l'ala anteriore affiancata al suo posteriore, quindi penso che lo spazio me lo dovrebbe, boh, mi sarebbe dovuto dare, nel senso me l'avrebbe dovuto lasciare, quindi Ah, quindi tu dici poi che non ti ha lasciato io. abbastanza spazio per chiudere la manovra sua o la parte tua, No, giusto? secondo me ha troppo subito, come nel giro prima, come nella mia manovra di sorpasso nel primo stint all'esterno, io ho lasciato molto più spazio, ho lasciato proprio Quindi molto più spazio. tu hai toccato la sua posteriore. Sì, Scusami, sì. era la stessa dinamica che c'è stato quando l'ho sorpassato durante il primo stint. Quindi tu hai toccato la sua posteriore, sei andato lungo in prima curva, poi rientrando Sì. hai Sì, beccato in pieno Vettel, giusto? O sbaglio? quindi chiedo anche Peccato, avrebbero scusa a beccato. Vettel perché un po' mi sento responsabile di avergli rovinato la gara al podio, però sicuramente non l'ho causato di mio proposito, ecco. Ok, invece Vettel, tu cosa dici? Molta sfortuna da parte 2 perché comunque eri lì dietro a sorvegliare, tra virgolette, a stare tranquillo per il tuo terzo posto e hai avuto una sfortuna immensa, a mio parere, perché comunque Binom rientrava in pista e ti ha preso completamente in pieno, tu non potevi evitare l'incidente. Ma io senti, innanzitutto buonasera a tutti e sono molto contento della qualifica, ho fatto un buonissimo giro con la media, 21,9 penso sia un buonissimo giro. La partenza è stata perfetta, nel senso sono riuscito a fare la prima curva indenne.
Mi è piaciuto molto il duello sia con Tinaglia che con Bino, perché comunque i primi giri sono stati molto combattuti, ogni curva c'era un sorpasso, un controsorpasso. È stata dura, ho faticato. Ho provato a entrare prima ai box perché ho detto se riesco a entrare prima ai box e loro si danno battaglia, forse gli esco davanti e con la gomma dura arrivo meglio a fine gara. Poi loro ho visto si sono fermati 2 o 3 giri dopo, hanno messo la soft e lì ho detto vai, ho fatto la bischerata del secolo. Però sono contento del mio passo perché comunque giravo in 23 e mezzo con l'hard e sono tempi molto buoni. E quindi che devo dire? Mi gira le scatole per questa Dell'incidente, prestazione ecco. perché giustamente io sarei arrivato secondo, visto la penalità anche di Bino, se l'avessi schivato, se me ne fossi accorto, sarei arrivato Sì. secondo probabilmente. E che devo dire? Ma in Cioè, quel caso tu credi mettetevi. che comunque Bino ha una responsabilità su di te o comunque potevi cercare di evitarlo? Non so com'è stata un po' la dinamica, perché comunque ero un attimo sulle retrovie, forse ha preso la scena Eagles Monza sullo streaming, credo di sì, e Ma io non senti, ho io visto proprio allora. la fine, con Bino al muro e non ho proprio visto niente. No, io praticamente ero sul rettilineo e ho visto sia Tinaglia che Bino che erano in lotta, insomma. Poi ho visto una macchina fuori pista e gli ho detto, vabbè, rientrerà, si sposterà. Io poi quella. Io cioè freno e accelero subito, non è che sto a guardare chi c'è e chi non c'è. Me lo sono ritrovato davanti, ma sai proprio dal niente, davanti. Boom, non c'è stato verso perché poi era in traiettoria, sicché non potevo fare traiettorie molto diverse, cioè o andavo a sinistra e beccavo lui, o andavo a destra e rompevo tutto. E quindi mi girava abbastanza le scatole, sì, perché potevo salire in gold finalmente, invece una gara buttata via, un'altra gara buttata via. Un peccato, sì, un peccato per Quindi te, mi molta rompe sfortuna da le parte tua, scatole, sì, cioè mi rompe molta veramente le sfortuna da scatole parte perché tua. comunque. Avrò azzardato con le hard, cioè ho sbagliato la strategia, quello ok, però comunque a podio ci arrivavo sicuramente. Poi volevo fare i Sì, ma la complimenti strategia secondo comunque. me, certo, scusami, vai. Volevo fare comunque complimenti al vincitore, a Bino, comunque perché cioè, la vittoria era nostra, cioè i primi 3 posti erano nostri, non c'era dubbio, perché comunque sì, quelli dietro recuperavano perché noi comunque si battagliava ogni giro, cioè. Diciamo questo, Sì, perché comunque nulla lui si faceva togliere dei ovviamente tempi, agli si altri tre, battagliava tutti i giri, eh. No, gli altri soprattutto tre bravissimi, poi non so che è Step successo in Hamilton comunque hanno partenza, non lo fatto un so. garone per il recupero, certo. No, infatti, no, io per carità di Dio, però comunque noi avevamo, cioè, un sorpasso ogni 50 metri c'era un sorpasso, quindi recuperavate parecchio per quello anche. I complimenti a tutti e buona fortuna domani in gold. Dai, Non ho altro da dire se farai perché un garone sinceramente mi come al tuo girano le solito. scatole. Certo, posso capire tranquillamente. Se farai un garone come al tuo solito in Silver, ti ritroveremo, dai, settimana prossima per la mini sfida di Monaco, dai. Ostia, ma Sicuramente venire prima di Monaco. Monaco sarà molto tosta per tutti perché è un circuito leggendario Monaco è molto sicuramente, però insidioso. molto, molto tosto come ogni anno. Niente, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda o qualche richiesta, qualche domanda da parte di Ciro, Eagles Monza, poi al massimo. Se niente, salutiamo i ragazzi che ci seguono e ci sentiamo per Omar, domani per la competition. posso No, fare io una volevo domanda al solo, volevo dire Fred? una cosa, volevo dire Prego. un'ultima cosa, spero solo a voi che avete visto la gara, insomma, avete commentato che vi sia piaciuta soprattutto l'inizio quando c'era tutti quei duelli. E Sì, Ciro, dai, niente. rispondi te, così Stava poi tosta. rispondo io. Io volevo chiedere se Hamilton e Stepp all'ultimo giro si aspettavano di essere in gold domani. Hamilton ha risposto prima, credo ha detto che sì, che sospettava qualcosa, che Sinceramente si no. toccassero. Step no, ok. Io avevo intuito, diciamo, per essere sincero, nel senso non è che volevo portarli sfiga a loro, però ho detto, vabbè, io e Step abbiamo combattuto e abbiamo perso tempo, ed eravamo io e lui, ok? E abbiamo un passo molto, ripeto, secondo me un pochettino più buono rispetto a quelli davanti. E abbiamo pagato quello che c'era da pagare, perché in una gara bisognerebbe, tra virgolette, quello che di regola è pagare i duelli e eventuali rotture o errori che tu fai, no? Noi abbiamo pagato il duello che ci ha mangiato le gomme, ok?
Loro fino a quel momento lì non hanno ancora avuto, diciamo, niente di, cioè, tanti duelli, tanti sorpassi, ma niente contatti. E io sospettavo, ripeto, che ci fosse stato un altro contatto per il motivo che in tutta la gara sia andato bene. Tutta la gara sia andata bene per loro. Quindi ho detto, secondo me qualcosa succederà. Perché in 17 giri, tre piloti che continuano a massacrarsi così, prima o poi si toccano. Io continuavo, cioè ero di questa idea qua. Ecco, quando è successo ho detto, ecco, Certo, giusto per immagino, farti capire. sicuramente sorriso fino alle orecchie e via così. Ma no, sorriso in quel momento lì no, cioè proprio mi è venuto da pensare, ecco, cioè perché poi sono rimasto concentrato perché ero comunque con le gomme, diciamo che ce le avevo più nuove di step, ma comunque erano usurate perché le avevo solo il quinto giro, quindi erano comunque usurate. Però boh, la reazione è stata, ecco, ma comunque sono andato avanti perché ho detto prova a superarlo in pista a step, no? Infatti, se tu vedevi, ero molto vicine poi alla fine, no? Sì, abbiamo visto, sì. Secondo settore ho detto, Io alla sai che fine forse sono gli andato prendo il sul d'erba. DRS. Ecco. E quindi comunque sono andato avanti, no? Poi alla fine, vabbè, va la penalità lui e poi c'è stato il sorpasso con la penalità, ecco, che piuttosto che in pista. Faccio due ultime informazioni, cioè due ultime cose dico e poi chiudiamo che comunque si è già fatto un certo orario. Allora, dico una cosa, TST Hamilton e poi un pregio vorrei fare a Step. Che su Hamilton, allora, secondo te la tua gara è stata abbastanza positiva anche nonostante il contatto che c'è stato davanti o cercavi di migliorare qualcosina per il primo stint, ovviamente, perché vedevo proprio il primo stint un po' così così. Ma stai parlando con me? Sì, con te. Se la tua gara secondo te è positiva o meno. Assolutamente no. Una gara così domani in gold è come tornare a fare la mini sfida. Cioè, se devo essere onesto, in gold, quando sei in gold devi partire bene, fare tutto bene e sperare di essere sul podio. Cioè, anche facendo tutto bene. Poi di là ci sono dei piloti che. Boh, io domani onestamente c'ho anche paura quasi, no? Perché ti troverai dei piloti che vanno come te per il 50%. Quindi piuttosto che 17 giri, cosa sono? 34, no? Cos'erano? Quanti erano i giri? 33. Sono 33 per il 50%, sì. Cioè tu in 30 giri devi lottare con Predator, devi lottare con Max Maurer, devi lottare con Andrea e vabbè Alvi, boh, Certo. non lo Vedremo, sappiamo. dai. Sperare che io non ti tocchi all'inizio. Devi sperare che Step non gli venga qualche un colpo di calore come in Russia. Lamborghini. Ecco, quindi, boh, non lo so, vediamo domani quello che succede. Però oggi, se devo parlare di oggi, è stata tutto tranne che positiva. Ok. Per me, poi magari voi avete visto un bel passo, un gran recupero, tutto quello che Con le volete, hard è ma per molto molto me. buona a mio avviso, molto buona Sì, come ma passo. è Ovviamente la gomma da recuperavi un pista. secondo e mezzo a giro. Una Quindi è la quella. gomma da gara. Quella è la gomma da gara, si sa. Dai, faccio subito un pregio veloce a Step, poi chiudiamo. Allora, dobbiamo ricordare che comunque Step 95DM è partito dall'Academy. Ha fatto settimana scorsa il suo primo debutto in competition. Ha fatto il podio in mini sfida oggi e domani sarà in gold. Tu cosa ne pensi, Step? A mio avviso è stato un progresso eccezionale. Guarda, sinceramente facendo questo cioè, no, no, uno non sarei mai aspettato che sia andato in gold oggi. Perché cioè, il passo ce l'avevo, ma ho azzardato troppo la strategia. Poi sono toccati quei due, vabbè, poi sono andato sull'erba io per evitare l'incidente e sono arrivato terzo con la penalità. Ma Certo. entrando in gold veramente non me l'aspettavo manco io oggi. Sinceramente mi aspettavo di rimanere in Steve, ma arrivavo a questo risultato, quindi mi complimento con me stesso per aver fatto questo progresso. Fai un passo, è un gran passo, a mio avviso. Ovviamente oggi avevi un po' qualche Ho difficoltà, veramente azzardato forse. troppo oggi. Sono entrato al Ecco, terzo giro e ho esatto. Forse sorteggiato fino alla avevi. fine. Hai avuto proprio questa difficoltà qua per la strategia, però Sì. comunque il tuo passo non influenza questa prestazione che hai avuto oggi, perché comunque hai un gran passo e puoi giocartela con tutti. Ultima cosa di Tinaglia, se non sbaglio, che forse voleva dire qualcosa e poi chiudiamo. Sì, Step è il first up and the video show. Step 95, giusto? Dici? Sì. Ma io non commetto scorrettezze.
Bella, bella. Questo Spazio. è da vedere. Io lascio sempre spazio. Allora, dai. Alex, posso Concludiamo fare una con... domanda a Vettel? Sì, Verstappen, sì. Dopo l'ennesimo contatto, come ti senti? All'ennesima gara rovinata. Guarda, cerco di essere educato e di dirtelo in termini gentili. Mi sono rotto le scatole. Non ti dico come mi sento, che è meglio. Che proprio perché sono gentile, perché Immaginiamo. siamo in diretta, perché altrimenti ti direi, lo sai come ti direi. Sì, Come mi devo già. sentire? Cioè, una gara che comunque in qualifica avevo fatto il miglior giro. I primi giri ero primo, duellavo con mio fratello, e poi questo contatto. Un'altra volta non è una cosa plausibile, cioè veramente. Perché io non Io merito di ti stare in capisco. Silver, senza offesa a nessuno. Cioè, senza offesa a nessuno, io non dico che quelli in Silver sono dei bischeri e sono dei fessi, ma sinceramente in Silver No, non perché credo ci a siano mio avviso molti, te la meriti, non credo a ci mio avviso siano te la molti meriti ragazzi che molto. con la gomma, non credo che con la gomma hard tanti ragazzi farebbero 23 e 3, facevano giri e facevo io, Cioè, e poi, Certo. sai, può darsi mi sbaglio. E No, a sono mio avviso veramente un hai. mio. Se vuoi che ti dico questa cosa qua, non perché ci sei qua te, ma comunque te la meriti tranquillamente la Gold, oggi soprattutto perché avevi un gran passo e è stata proprio una sfortuna che non la meriti ovviamente, perché comunque, ti ripeto, hai un gran passo e te la meritavi la Gold. Niente, dai, mi Grazie. complimento ancora per tutti, con tutti per questa grandissima mini sfida che abbiamo assistito. Salutiamo tutti i ragazzi che ovviamente ci hanno seguito da Twitch. Con Igos Monza in regia, grazie Igos. Grazie a te della compagnia e un saluto ai nostri amici che ci hanno guardato da Twitch. Grazie a Ciro che mi ha aiutato nel commento. Figurati, grazie a tutti, grazie ai piloti per la bella gara. E grazie a tutti nell'intervista per i piloti della mini sfida quest'oggi. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo Ciao a tutti. sicuramente domani Ciao a sera tutti. per il. Per la Ciao, ciao. competition Gold e Ciao Silver. a Ciao a tutti. tutti. Ciao Ciao a Ciro. tutti.